Da oggi la caserma dei carabinieri di Villa Seta, frazione di Agrigento, si chiama Caserma Giuliano Guazzelli. L'imponente struttura, sede del reparto operativo del nucleo radiomobile della compagnia di Agrigento e della stazione carabinieri di Villa Seta, è stata intitolata al maresciallo maggiore Giuliano Guazzelli, ucciso dalla mafia il 4 aprile del 1992 sul viadotto Morandi, proprio in territorio di Villa Seta. L'arma, nella ricorrenza del 20° anniversario del triste evento, ha voluto così rinnovare i propri sentimenti di profonda riconoscenza dell'attività svolta dal sottufficiale nel contrasto alla criminalità mafiosa della provincia di Agrigento, di cui era memoria storica e profondo conoscitore. La cerimonia di intitolazione è stata semplice ma commovente. Vi hanno partecipato tra gli altri la moglie di Giuliano Guazzelli, la signora Maria Caterina Montalbano, il generale di brigata Riccardo Amato, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, e l'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro, che ha benedetto la lapide all'ingresso dell'edificio. Titolare oggi a un grande carabiniere la caserma di Villa Seta vuol dire riaffermare il principio della legalità in questa amatissima terra di Agrigento. Alla signora Guazzelli cosa ha detto? Noi oggi abbiamo portato alla signora Guazzelli il memore e grato ricordo di tutti i carabinieri di Sicilia. I carabinieri di Sicilia sanno che la memoria del maresciallo Guazzelli è una memoria importante e viva e attuale, perché oggi noi dobbiamo essere all'altezza di chi ci ha preceduti. Una cerimonia austera, tipico stile militare, che ci ha consentito di ricordare il maresciallo Guazzelli, di intitolare questa caserma al suo nome, alla sua memoria, e di ricordare anche ai giovani carabinieri e alle generazioni future che cosa ha rappresentato il maresciallo Guazzelli non solo per l'arma dei carabinieri ma anche per tutta l'Italia, e di rammentare che quel drammatico filo rosso del 1992 comincia purtroppo col maresciallo Guazzelli, per arrivare poi alle stragi note che conosciamo del maggio e del luglio dello stesso anno. Una cerimonia semplice ma toccante, ricordato Guazzelli. Sì, credo che era un atto dovuto anche da parte di una città che deve subire la violenza tante volte, ma nello stesso tempo ha delle persone esemplari. Ecco, credo che sia un modello per noi adulti, perché troviamo il coraggio di fare fino in fondo la nostra parte, e per i giovani, perché credono che i valori devono trovare sempre posto nella vita degli uomini. Quale significato assume questa cerimonia questa mattina qui a Villa Seta? È un debito di riconoscimento nei confronti del maresciallo Guazzelli da parte della città di Agrigento. Un segnale di gratitudine con l'intitolazione di questo immobile, che è di proprietà comunale e che è oggi una caserma dei carabinieri. Ecco, l'intitolazione al maresciallo Guazzelli è il significato di gratitudine da parte della città nei confronti di un uomo che ha dedicato la vita per questa terra e che ha sacrificato la propria vita contro la criminalità organizzata.